programmi radio in giro per l'Italia, facciamo di tutto, di più. L'unico problema è che forse siamo un po' troppo, cioè c'è il pro di essere socialmente fisse, collegate con tutti questi social in diretta, però c'è anche il contro che magari i nostri fidanzati e mariti si incazzano e siamo sempre perennemente collegate a chattare, a scrivere. Diciamo che siamo social e sociali. Siamo molto sociali, ma forse questa può essere molto d'accento sociale. L'unica grande critica che ci fanno in continuazione. Beh, è vero. Olimpia, tu che sei... Sono anche una spaventata, Olimpia. Ma tu che visione hai invece della donna? Guarda, condivido pienamente il pensiero della nostra amica e credo che abbiamo tutto in mano noi, quindi fantastico. Assolutamente, questa è una puntata dove non facciamo discriminazione sugli uomini, siete tutti dei bastardi. No, la cosa grazie mille ragazzi, il vostro direttore vi ringrazia. Ma la cosa è una di noi. La cosa positiva comunque sia che questi nostri fidanzati, mariti ci seguono ovunque. Almeno io vedo adesso mio marito che mi ha dato un messaggio in chat e ci ha salutato tutti noi dicendo ciao belle donne. Ciao Damiano, che ne salutiamo il santone. Grazie Damiano. Poi diciamo che ci sono anche certi uomini, io non vorrei essere ripetitiva e fare nomi e cognomi, che invece solamente perché tu vai a Roma fanno scoppiare la terza guerra mondiale. Ciao Francesco, un applauso. Ciao Francesco da tutta Radio Plastic. Ciao tutta Radio Plastic, ti saluta e ti ama. Moltissimo. No, è vero, ci sono gli uomini che salutano, gli uomini che salutano, sto dicendo delle cose completamente senza senso. Sentiamo Katia che ci dice. Katia, esatto, cosa ne pensi? Ma io l'ho detto anche prima, siamo social, siamo avanti, ma siamo anche molto sociale, quindi impegnate in tutto, assolutamente socialmente, sì. E poi siamo Giulia, molto... puoi venire un secondo? Sì, vogliamo sentire tutte le donne. No, voglio che Giulia Gentile venga a dire una cosa. Giulia, in diretta radio. Giulia, vieni su. Voglio che mi dici uno sti cazzi in diretta. Ecco, aspetta, che questo lo viene a dire. Hai detto fino a un secondo fa, no, non vengo, non me la sento. Ma Giulia, mi devi dire sti cazzi. Eccola. Prego, perché noi cosa pensiamo degli uomini che ci fanno soffrire? Ma sti cazzi. Bravo! Brava Giulia, era anche la ma sei sicura che ci fanno soffrire? O siamo noi che a volte facciamo soffrire loro? Spegniamo il microfono di Katia. Brava. Ragazzi, io vi sto tenendo tra l'altro al caldo la Valentina Galdo, che nel mentre è andata, io la vedo sulla giostra che gira sul cavallino, è andata con vestito in bagno. Com'è con vestito in bagno? Con Peppe vestito in bagno? Vabbè ragazzi, nascerà un piccolo barboncino, perché con quella barba vesticchio può mettere al mondo solo queste cose. Bene, ma io vi lascio invece ad una grande donna, tra l'altro del nord, tu hai fatto uno speciale su di lei, Lady Gaga, con la sua Age of Glory, che è una delle mie canzoni preferite. Wow. Io vi lascio e tra pochissimo nuovi ospiti. Ovvio. Perché Radio Plastic è la radio che cambia. Questa segniamocela, Mau, è bella come cosa, Segniamoci la Radio Plastic e la radio che cambia. Ciao ragazzi! To the edge with you, where we can both
Radio ancora da Piazza Gallery Public Art Rent. Tra l'altro Olimpia mi stava dicendo che abbiamo trovato la sosia di Madre Natura, qui di Ciao Darwin. Ma secondo voi è la vera Madre Natura o no? Forse è ancora più bella che la Madre Natura. Sembra anche un po' Telespalla Bob dei Simpson. Sì. Dipende da che angolazione la guardiamo, ecco. Facciamo un applauso. Tra l'altro, ragazzi, qua ci denunciano. Dopo le denunce di Francesco, anche quelle dei passanti. Comunque, ragazzi, è arrivato con noi in radio il nostro Giancarlo, che ci dice buongiorno, buona trasmissione, baci, abbracci a tutti e saluti speciali alle chiare e dolci Valentina e alla miticissima Olimpia Madonia o Madonia. Ciao Giancarlo! Volevo vedere se eri attenta. Volevo vedere se eri attenta. Allora, ma torniamo a parlare delle donne. Tra l'altro mi è stato detto che stanno per arrivare qui con noi le presentatrici di Mongolandia, Beatrice e Giulia. Tra l'altro Beatrice è l'attuale Miss Frociarola in carica e tra pochissimo ci saranno di nuovo le selezioni di Miss Frociarola. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguite anche la pagina Facebook di Miss Frociarola Italia, mettete un like e scoprirete come partecipare a questo concorso per noi donne che fondamentalmente Miss siamo dentro, ecco, più che esteticamente. Ma è tornata nel mentre la nostra inviata, che sembrerebbe già incinta di del nostro direttore d'orchestra number one. 579 mesi. Una gestazione durata veramente tantissima. E comunque, ragazzi, signori e signori, ladies and gentlemen, colei che tutto muove, tutto vuote, sempre, come tutti, Valentina Galdo! Tesoro della Sia! Che anche là! Hai sentito qua mi schiaccia il telefono, la Galdo, guarda, tutto. Oddio, si è spaventata.
con le bocce ci sta schiacciando il telefono. Ascolta Vale, benvenuta. Buonasera a tutti. Tu sei arrivata tra l'altro ragazzi da Vicenza con furore. Con furore, con ardore. Dopo che ieri sera sei stata al concerto di Mariah Carey. Certo. E com'è andata? Raccontaci un po' questa tua esperienza che so che a te è piaciuta tantissimo. Senza parole. E quindi niente? Cioè nulla. Non comment? No comment. Guardate, allora, per scoprirne di più, vi invito appunto a seguirci perché noi abbiamo un ufficio stampa. Certo, esattamente, noi abbiamo un ufficio stampa che ricordiamo come trovare, basta cliccare su www.radioplastic.com e lì troverete un po' tutti gli articoli sui nostri ospiti e da questa settimana anche articoli gossip. E quindi ragazzi mi raccomando, condividete questi articoli e mettete soprattutto mi piace alla pagina di Radio Plastic dove sarete sempre aggiornati. Ecco Vale, ma secondo te Mariah può essere considerata un po' l'emblema della femminilità della donna del 2016 oppure non ce ne frega niente e cambiamo esempio? Certo, è una donna e come tutte le donne merita insomma tutti i meriti, diciamoci la verità. Ma secondo te invece, se tu dovessi scegliere una donna, Jennifer Lopez, senza pensarci neanche, infatti tra l'altro ho visto che tu hai usato molto spesso la foto su WhatsApp, no, di Jennifer Lopez, io pensavo tra l'altro che fosse una tua foto, talmente era somigliante. Lei a casa mia quando passa ogni tanto, però cioè viene Jennifer Lopez a casa tua. Certo. Adesso stiamo programmando una vacanza alle Maldive. Sì. Io, lei e... io come portaborsa. Cioè... No, oltre... Io volevo... Porta cocktail. Tanto qua sta iniziando a piovere. Cioè, tra l'altro Indiana Jones in comunque, versione... programma bagnato, programma fortunato. Vale, ora tu ci terrai compagnia durante tutto il resto della puntata e sono quasi le 4, quindi io direi di mandare la prossima canzone che in questo periodo va un sacco nelle radio. Finalmente Lisa torna diciamo con un suo tormentone, con un suo inedito, con un suo disco in inglese, quindi io l'ho già mandata altre volte, però mi fa piacere rimandarla e ricondividerla con noi, anzi certo, con voi, perché con noi. Con voi, voi, tutti noi. Certo, Olimpia, ti piace Lisa come cantante? Assolutamente sì, io l'ho sempre seguita Lisa. Sì, sì, scusa dai, Olimpia, ma hai cambiato occhiali? No, sono quelli di Sanremo. Sì, perché prima avevo quelli blu. Poi sono andata in bagno con Vesticchio e lui mi ha detto Olimpia Sol. Ma ti ha portato anche a te in bagno? Sì, ormai siamo diventati intimi, siamo diventati amici, mi ha dato un consiglio, mi ha detto metti quelli neri. Anche a me, vedi che ho anche io quelli neri. Mamma mia, che comunque, emozione! Comunque, non mi commuovo! Comunque, probabilmente Vesticchio ci sta prendendo in giro tutte e due, perciò basta, non andiamo più in bagno non con lui. Non andiamo più in bagno con Vesticchio, basta, niente. Ma... Certo, certamente, ragazzi, veramente io me ne vado perché qua la io mi butto! Sta veramente io lo dico, mi butto! Degenerando, sta degenerant. Comunque, ragazzi, io direi di mangiare appunto noi Ero di Elisa e poi chiamiamo colei che tutto muove, tutto può, di nuovo. Siamo sempre noi. Sempre noi, la nostra Bambi dal duo Palle Chiatta. Ciao, ragazzi! Ciao! Don't you shut your eyes and hide your heart behind the shadow. 'Cause you can count on me as long as I can breathe. You should know I'll carry you through the night.